Vulcano Produzioni presenta Freestyle. Questa settimana parliamo di tattoo. But I saw a man what you like. He was born, he came around. Siamo con Eleonora, io vedendoti direi che potevi fare solo la tatuatrice, perché sei un colore unico. Direi di sì. È tanti anni che tatui? Sì, sono 13 anni più o meno che faccio questo lavoro. Io so anche che ha vinto un premio, perché è modesta, ma ha vinto anche un premio. Che premio hai vinto? Beh, ho vinto la prima convention che hanno fatto a Bologna sui tatuaggi. E... qui la tattoo convention che... cioè, la manifestazione per eccellenza nel settore. Sì, sì, quella poi di Bologna è stata più o meno la prima ufficiale che hanno fatto qua in Italia. È stato bello vincerla, anche perché non me l'aspettavo proprio. Quanti tatuaggi avrei fatto in tutta la tua vita, più o meno? Non lo so, non saprei quantificarli. Troppi. So solo che tutti quelli che ho tatuato di me si ricordano e io non mi ricordo di loro. E qual è il tatuaggio più strano che hai fatto? No, ne ho fatti parecchi strani. Non so, ultimamente quasi tutti quelli che vengono chiedono cose strane. Un posto più particolare? Non si può dire. Non si può dire, lasciamo immaginare voi. E il posto invece più inflazionato? È il braccio. Il braccio, classico qui, da marinaio. Tecnicamente, come nasce un tatuaggio? Come si fa un tatuaggio? Bisogna vedere il disegno, se è fattibile in quella maniera, in quella misura. Praticamente, una volta che il disegno è approvato, tu lo ricalchi su carta lucida. Beh, dipende da come questo che è il disegno già pronto, allora lo ricalco sulla carta da lucido e poi lo applico sulla pelle. Quindi. E rimane stampato e così uno segue il disegno. Poi da lì, in altri casi faccio il disegno direttamente sulla pelle con la matita e poi ci metto sopra così. Sì, quello va molto a fiducia. Garanzie di igiene, cosa consigli di controllare a chi va a farsi tatuare? Gli aghi siano monouso, che anche il contenitore del colore sia vuoto e che controlli che sia tutto sterilizzato, che sia pulito anche in giro. Il tatuaggio è un'arte. Sì, è anche un'arte, dipende appunto da come uno la fa. Ma da poco successo, visto che è una cosa che te la fai e non ti toglie. Più che morde. Perché adesso ci sono tecniche anche per toglierli, però è sempre una cosa che uno quando la fa sa che gli dura vita, per cui come fa a farlo per moda. Se invece uno lo fa per ornarsi, secondo me è anche bello, se gli piace. Anche secondo noi. Tatuaggi, nuove tendenze nel campo della medicina, biotecnologia, biogenetica, esperimenti sugli animali, creazione artificiale della vita, clonazione, la pecora Dolly. Di questo parleremo, in questa puntata, clonazione. Filipovic, scienziato protagonista della vicenda raccontata in Cuore di cane di Bulgakov. Cuore di cane, bau. Cuore di cane racconta la storia di questo strano esperimento. Lo scienziato Filipovic riesce a sostituire l'ipofisi e i testicoli del cane con ipofisi e testicoli di un barbone morto qualche giorno prima. L'esperimento ha un effetto straordinario, incontrollato. Il cane progressivamente si trasforma in un uomo e quest'uomo ne compirà veramente di tutti i colori. Dorme, domandò a Filip Filipovic profondamente. Filip Filipovic strinse i denti, i suoi occhietti brillarono acuti e pungenti e agitando il suo bisturi tracciò sulla pancia di Pallino un taglio dritto e lungo. La pelle si aprì immediatamente, il sangue schizzò in tutte le direzioni. Con uno scatto felino Bormental cominciò a premere la ferita del cane con compresse di garza, poi con un paio di pinzette piccole come quelle per lo zucchero ne strinse gli orli e quella si asciugò. Gli spuntarono gocce di sudore sulla fronte. Filip Filipovic diede un secondo colpo di bisturi, poi tutti e due cominciarono a straziare il corpo di Pallino con ganci, forbici e grappette. Saltarono fuori dai tessuti rosa e gialli che stillavano rugiada di sangue. Filip Filipovic rigirò per un poco i bisturi nel corpo del cane, poi gridò forbici. Lo strumento lampeggiò nelle mani dell'assistente come tra quelle di un prestigiatore. Filip Filipovic penetrò in profondità e con alcune giravolte strappò dal corpo di Pallino le ghiandole seminali con tutti i loro
annessi e connessi. Notte successiva all'intervento, insistenti e preoccupanti intermittenze polso, attesa esito letale, grosse dosi canfora, metodo Preobagneschi. 17 gennaio, non ho annotato nulla da alcuni giorni, sono stato malato, ho avuto l'influenza. Nel frattempo il suo aspetto si è definitivamente stabilizzato. A. Struttura corporea completamente umana, peso 48 kg, statura piccola, testa piccola, ha cominciato a fumare, si alimenta con cibi umani, si veste da solo, è perfettamente in grado di sostenere una conversazione. Maledetta ipofisi. Termino qui il diario clinico. Ci troviamo di fronte a un nuovo organismo, ancora tutto da studiare. Allegati stenogrammi dei discorsi, registrazioni fonografiche, fotografie, eccetera. Un altro mitico libro che nasce in uno strano modo è sicuramente Frankenstein di Mary Shelley. Come nasce Frankenstein? In un pomeriggio vengono convocati alla casa del signor Byron tanti scrittori. Uno di questi scrittori è la nostra Mary Shelley, che scrive in un breve racconto che è Frankenstein. Frankenstein ha avuto delle trasposizioni cinematografiche molto interessanti, l'ultima è quella di Kenneth Branagh, molto molto spettacolare, e non meno importante quella un po' più in chiave ironica con Mel Brooks, Frankenstein Junior. Anche qui è l'uomo che si spinge probabilmente troppo oltre, una ricerca esasperata di innovazioni scientifiche che hanno macabri risultati, come in Cuore di cane di Mikhail Bulgakov, così come in Frankenstein di Mary Shelley. Vi saluto e vi raccomando, comprate i libri, anche perché se non li leggete possono sempre servire per fare un po' di vento. Insomma, ciao, ciao. Io mi faccio vento, ciao. Stiamo sempre cercando altri DJ interessanti per questo programma speciale che si chiama Freestyle. Adesso la vado a trovare. Chi sarà mai questa sorpresa? Ma eccola chi è! È la Platinette! Fantastico! Ciao, come stai? Ciao tesoro, ti sembra che stia male? No, sei sempre splendente, ma Platinette, perché sei Platinette? Sì, perché come vedi la natura mi ha dotato di un bulbo pilifero che tende un po' al biondo in carta pecorito, più pecorito che in carta comunque. È sembra una poesia, ma sembra una nuvoletta, ma speciale, speciale. Sai l'argomento di oggi cos'è? No tesoro, mi vuoi istruire? Non mi ricordo più, te, facciamoci un tè. Ah, questo sarebbe l'argomento, facciamoci un tè, direi molto. Facciamoci un tè, no, è tatuaggi, sai dei tatuaggi? Io no, e francamente trovo anche che questa sia una moda disdicevole. Prima, perché la pelle bisognerebbe mostrarla per ben altre occasioni. Oddio, il tatuatore francamente potrebbe essere un genere di ragazzo che interessa a una che moderna si sente per mostrare un po' di sé e soprattutto per farsi lasciare le mani addosso, non certo per i segni che ti rimangono. Ma non sono segni, sono dei decori estetici, quindi tu sei un po' contrario. Sai, più che contrario, trovo che tutte le mode, più che seguirle, bisognerebbe semmai inseguirle o farle inseguire, non so, da una gazzella della polizia, ad esempio. Alla gazzella! Ma non mi piacciono le gazzelle, mi piace più le mucche, hai visto le mucche che ci sono sul soffitto? Ora non sono neanche... È un regalo che fa un ragazzo splendido di questa radio, di cui noi vediamo una zona adesso molto interessante, che è la schiena. Però francamente sì. La schiena è un po' come l'aeroporto, io vorrei tanto atterrare sulla sua schiena, ma Marco purtroppo non prevede che io... Sta preoccupato! Ma no! Ma no! Senti, ma questa bambolina la porti anche a letto? Sì, la bambolina per me è un rifugio, direi, se fossi un po' più ecclesiastica come genere di ragazza, è un rifugio peccatorum. Nel senso che quando non posso peccare con nessuno, guardo la bambolina e penso che potrei peccare con un'altra donna, ma poi francamente non sento nessun trasporto di natura lesbica e quindi lascio perdere. Ops, io mi stavo sentendo tratta. E allora poi invece volevo chiederti, stavamo dicendo dei tatuaggi e poi alla fine. Ecco, sì. Perché secondo me, se sì. Dal mio punto di vista, sì. Il fatto che sia diventato di moda, invece, è molto meglio. Perché non è più tatuato è un delinquente, tatuato è cattivo. Tatuato adesso, visto che di moda, apre un po' la mentalità della gente. Io francamente non trovo. Trovo che le mode come tali, sai, come la moda, dice dove andiamo questo sabato a fare la spesa al supermercato, beh, francamente è un po' disdicevole. Portami al mare, direbbe la canzone, fammi annegare, almeno insomma fai di me qualcosa di un po' speciale. Ecco, il fatto che anche il tatuaggio sia diventato una moda, francamente non...
trovo che sia anche un po' disdicevole, basta, basta. Chi se lo fa per moda se lo tiene per tutta la vita. Due volte, no, uno, due, tre, a numeri. Io non sono fatta convintissima. Senti tesoro, più che un tatuaggio invece vorrei farti complimenti per questa deliziosa pagoda che ti porti in testa. Sei una ragazza direi birmana come il genere. Sì. Se ti potessi chiamare birmana, non per sutrecce forse, non troppo. Ma no, io direi più birmana, non so quale sia il tuo nome di battesimo, conosco quello d'arte, ma io oserei dire proprio veramente un po' Imelda Marcos, filippina, ecco, non nel senso, voglio dire, della cudire la casa, nel senso della domestica, però birmana, birmana è meglio. Mi piace molto, chiamatemi Birmi. Oggi, no, ho sbagliato, cos'è, cosa vuol dire, non lo so. Vabbè, insomma, adesso a questo punto, cosa facciamo? Salutiamo, dai. Senti, salutiamo, allora diciamo che il tatuaggio va fatto se uno lo sente come un bisogno impellente, che lo sente come un bisogno, che lo sente, che lo... Cielo, ciao. Ciao. Ma papà.